Ben trovati da Giovanni Pimpinelli. Siamo ufficialmente nel clima partita per questa gara dell'Ibertecnica Centuncelle, che gioca nuovamente in casa per la quinta volta in 6 partite. A dispetto di quello che prevedeva il programma originale, c'è stato un cambio di vasca per questa gara contro la Swim Action, squadra di Montesilvano in provincia di Pescara. Squadre che sono pronte per quanto riguarda questa gara, ovviamente la Centuncelle che parte favorita nel pronostico, vista la situazione in classifica, con 9 punti per i biancorossi di Roberto Barbaro, che debutta ufficialmente qui a Palagalli, e 0 invece ancora per la Swim Action. Subito le formazioni, iniziamo con gli ospiti: numero 1 Gianmarco per la Swim Action, numero 2 Di Cristofano, numero 3 Mico Monico, numero 4 Donofrio, numero 5 Mosca, numero 6 Di Marzio, numero 7 Cangai, numero 8 Landucci, numero 9 Farina, numero 10 Scardapane, numero 11 Tantuono, numero 12 Mazza, numero 13 Marinelli, Tecno Pacchina e Fabrizio Donofrio. Passiamo invece all'Ibertecnica Centuncelle, che risponde al numero 1 Vispi, numero 2 Caponero, numero 3 Castello, numero 4 Pazzaglia, numero 5 Ballarini, numero 6 De Santis, numero 7 Benni, numero 8 Catoni, numero 9 Pierri, numero 10 Mancini, numero 11 Luciani, numero 12 Poce, numero 13 Morachioli, di Tecno Pacchina, come vedete Roberto Barbaro. Adesso servita la palla da parte del fratello di Simone Morachioli, ovvero Andrea, che abbiamo anche parlato diffusamente dei suoi progetti da nerd con The Man Under the Hood. Tutto pronto per quanto riguarda questa partita. Gli ordini dell'arbitro, che sarà Paolo Manzella, che è originario di Siracusa, però in realtà ormai vive da diversi anni a Roma, è stato chiamato quindi per questa partita. Quindi vediamo i giocatori che si apprestano per la partenza di questa gara. Tutto pronto per il primo scattaccetto, dove c'è Mancini per l'Ibertecnica Centuncelle, per andare a sfidare il diretto avversario, il via di questa partita che è appena iniziata. Vediamo i rosso-blu che si ripongono in attacco, i biancorossi per cercare di vincere questo scatto a centro, ed è proprio Mancini che la tocca per primo, poi la perde, tant'è che alla fine è proprio Farina che ottiene il pallone e permette quindi ai giocatori allenati da parte di Fabrizio D'Onofrio di andare subito in attacco per far sviluppare l'azione. Palla persa! Un gioco, ho visto la partita tra Swim Action e le Gemelle, squadra di Avezzano, diciamo così, un modo di giocare un po' scolastico, perché ricordiamo la Swim Action ha un accordo di collaborazione molto stretto con il Club Accatico, che è una squadra di Serie B di Pescara. E frappa la palla in mezzo, il tiro che arriva, la parata da parte del portiere su Monachioli. Gianmarco si è esposto a questa parata e quindi ha evitato subito la rete del vantaggio da parte del Bisonte al centro. Tanto festeggiano i giocatori dell'NC Civitavecchia, che vedete sullo sfondo con gli occhi del nostro Marco Mondelli. Hanno vinto nettamente 13-7 nei confronti dell'Aragno, il big match della nuova giornata di campionato, gara che si è disputata prima di questa. Fallo in attacco, palla a fondo, quindi ottiene nuovamente il possesso l'Ibertecnica Centuncelle con il portiere che quest'oggi non è Martinut ma è Valerio Vispi, che personalmente ho conosciuto l'anno scorso. Perché insomma, in modo un po' strano l'Ibertecnica Centuncelle mi ha consentito di andare a giocare il torneo che si è svolto la scorsa estate fino agosto alla piscina di San Liborio, e c'era anche Valerio Vispi che si è messo in mostra per le sue parate nel corso del torneo. Vediamo la palla per Gianluca De Santis, eccolo il tritone, mette in mezzo il Bisonte Morachioli, palla fermata da parte del tavolo della giuria praticamente, perché sono finiti 30 secondi di possesso. Nel frattempo vediamo dallo spogliatoio spugano anche Marco Muneroni, Marco Pagliarini e anche Federico Iorio per osservare questa partita. Marco Muneroni che l'anno scorso ha giocato proprio con l'Ibertecnica Centuncelle, ma è stato molto sfortunato, un infortunio non gli ha consentito di poter essere in vasca per molto tempo. Troppo rigore per la Swim Action, conquistato in questa imperversata sotto la porta di Vispi, con Barbaro che va a parlare proprio con Vispi. Rigore conquistato da parte di Farina, che si è proposto molto in questi primi 90 secondi dell'incontro. Vediamo se sarà proprio lui a tentare il tiro. Sì, è Farina, Lorenzo Farina contro Valerio Vispi per il primo rigore di questa gara. Gol in vantaggio alla Swim Action, segna Lorenzo Farina che la mette dentro. 1-0 il risultato, Swim Action che arriva dalla brutta sconfitta di Frosinone, pensate che ha perso 16-3 contro la Bellator, che invece ha visto il suo stop qui al Palagalli. Nel frattempo si ricomincia con la Centuncelle che è sotto nel punteggio, il fallo subito da parte di Pierri, sangue blu dall'altra parte verso posizione 4 dove c'è Caponero,
il fallo sul fratello di Damiano e poi combatte al centro ancora la squadra biancorossa con proprio Gianluca De Santis. Il tiro Gianluca De Santis, il pareggio da parte della squadra di casa. Cambia quindi il risultato qui a Pallacalli quando sono passati neanche due minuti dalla partenza della contesa e subito qualche cambio operato da parte di Barbaro, che diciamo così curiosamente era il primo allenatore anche nella scorsa partita casalinga, quando Libertecchia Centocelle aveva trovato una brutta sconfitta contro la Juventus e da lì sono arrivate poi le dimissioni di Daniele Simeone, anche se diciamo così condizionate dalla richiesta della società, del presidente Jordan Civero, che ha chiesto proprio di un passo indietro al suo tecnico. Attacco della Swimation con Andrea Di Manzo, come detto tanti ragazzi under 16, under 18, così è stata composta la squadra, che è praticamente la cadetta del club acquatico che gioca in Serie B. Vediamo la palla a destra dove ci sono anche tanti giocatori, la squadra di Serie B che hanno fatto parte del Pescara di A2 ormai qualche anno fa. La palla rubata, Libertecchia che va in attacco, Mancini va verso la porta, Mauro Mancini è solo a spazio, il docente è al rigore, fischiato da parte di Manzella e quindi rigore per Libertecchia Centocelle. Possibilità di andare subito in vantaggio dopo l'iniziale diciamo così ritrosia con la rete sul rigore, mentre vediamo Monachioli va verso la panchina, evidentemente un colpo subito da parte del centro po' a biancorosso. Gianluca De Santis, 2-1, Libertecnica passa in vantaggio, nemmeno un minuto e mezzo praticamente per dare un volto nuovo a questa partita, quindi cambia nuovamente la situazione di risultato qui al Pallacalli con il tiro potente, niente da fare per Gianmarco, con Gianluca De Santis che quindi fa 2-1 e quindi ha fatto già doppietta, si è subito esibito al meglio questi primi istanti dell'incontro. Vediamo che siamo nella sesta giornata di questo campionato, incredibilmente 6 partite ma 5 in casa per Libertecchia Centocelle, che ha raccolto come detto 9 punti, ha trovato anche la prima vittoria in trasferta nell'ultimo turno con il 13-7 ai danni della Virtus Flaminio a Monterotondo nella vasca, come detto, De Visnova. E la parata di Vispi sul tiro di Farina, quindi occasione sventata da parte di Ciro Chiesi. Si sente che siamo in mezzo ai tifosi, praticamente calda la situazione, fanno bene a fare il tifo, mentre vediamo che c'è il tiro a schizzare sull'acqua e la parata di Vispi che riesce ad agganciare il pallone. La possibile controfuga che però non c'è, non si può sviluppare con Pierri che attende un movimento a destra, Mancini, fallo subito, uomo in più, deve andare fuori per, credo, Donofrio, il tiro che sta per arrivare, traversa, se l'è mangiata, errore di Caponero che poteva fare un gol molto importante. Vediamo ex Prodecco, Alessio Caponero, ha giocato nei giovanili, la squadra più forte del mondo e fratello di Damiano Caponero, che quest'anno gioca a Latina dopo l'esperienza l'anno scorso con Lazio in Serie A1. 4:30 da giocare, vediamo Roberto Barbaro, con lui Massimo Capuani, dopo anni occupato principalmente da pallavolo per seguire la figlia che gioca con la Civecchia Valle Academy, adesso torna da Pallanuoto e Vispi ci arriva ancora, il tiro di Mosca che ha cercato di tirare alto sotto la traversa, ma ci è arrivato Valerio Vispi. Tiro potente di Mosca, ma non angolato su uno dei due pali. Mosca, cerca ancora Tommaso Mosca di andare a imperversare, il fallo di Mancini, il tiro, palo, la palla ancora lì, non c'è nulla, Vispi che arriva, poi ancora Palombella, Vispi, e la palla ancora lì, Vispi ancora, grande intervento su Donofrio, Matteo Donofrio, 2-1, De Santis per la tripletta, il tritone, Gianluca De Santis, siamo 3-1, De Santis 3, Swimation 1 qui al Pallacalli. Sono serviti 4 minuti a fare 3 gol per quanto gli riguarda, quindi cambia ancora radicalmente la situazione di risultato con la palla che va a segno, Libertecchia Centocelle che va a caccia dei primi due posti che sono quelli playoff
meno uno dalla Virtus Flaminio che ha già sconfitto in trasferta, ma il Frosinone sta volando via, ha fatto 5-3-15, quindi 5 vittorie nelle prime 5 giornate. E poi oggi ovviamente all'incontro in casa, l'importante sfida con la Virtus Flaminio, proprio allo stadio nuoto di Casaleno. C'è un fallo subito da Mico Monigo, poi fuori la Swimation, fallo in attacco, palla per Libertecchi a Centuncelle. 3.27 per questo primo tempo, questo match che stiamo osservando con gli occhi di Marco Mondelli. Arriva la palla per quanto concerne Pierri, trova Ballarini, Daitarn, il fallo semplice sul ragazzo di Santa Maniello, il tiro, palo! E riesce a beffare il portiere Gianmarco. Guardando, salutiamo ovviamente sempre il fratello Stefano che gioca con la Galottina del Delta in Serie A2. Mentre vediamo l'opportunità per Lorenzo Farina, lui che ha aperto le marcature in questa gara. Il fallo non c'è, il fallo arriva adesso. Per quanto riguarda Alessandro Pierri, abbiamo dato ampia diffusione sui nostri profili social e anche sul sito internet di www.drcgiornale.it della malissima Argento per Marco Dellungo in quel di Doha, la finale dei mondiali, perse di gol contro la Croazia dopo l'11-11 dei tempi regolamentari e il gol della Croazia del pareggio è arrivato solamente a 5 secondi dal termine. Davvero pazzesco, per la seconda volta in carriera Marco Dellungo si arrende ai rigori della finale dei mondiali. C'è un fallo fuori, De Santis è solo, De Santis ancora lui, De Santis, Gianluca, De Santis, ne ha già fatti 4, ne ha già fatti 4 addirittura De Santis, cambia ancora il risultato, inizio assolutamente rampante il suo, che è quasi un record questo direi, insomma una partita di campionato in 5 minuti già ha fatto 4 gol, quindi adesso va a sedersi in panchina dopo questa partenza davvero in apice per Gianluca De Santis, che poi va a dare la mano anche a Caponeno, che vanno a sedersi in panchina, il 5 di Barbaro e Capuani. In panchina c'è anche Emiliano Colaine per dare un infuso importante alla squadra. 2 al termine, primo tempo, rigore per la Swimation, il fallo di Ballarini se non ho visto male, quindi ci sarà questo tiro dei 5 metri. Ancora Farina probabilmente, o lascia il compito a Scardapane? No, in realtà è Farina. Farina contro Vispi. Vispi l'ha intuita, ma non ci arriva. Doppietta per Lorenzo Farina. Siamo 4-2 con il centro da parte del giocatore abruzzese, quindi già segna proprio lui Lorenzo Farina, classe 2006, cresciuto nel vivaio del San Buceto, del Trento, che però non è la squadra trentina ma la squadra abruzzese, e del club acquatico, lui che è anche aggregato agli allenamenti della Serie B del club acquatico, come detto c'è un rapporto di simbiosi vera e propria. Attacco dei biancorossi che viene sventato, sono i rossoblu adesso a proporsi. 1.50 per chiudere questo primo tempo, vantaggio di 2 reti per Libertecnica Centuncelle. C'è la soluzione a sinistra con Farina, non c'è l'altro Farina, c'è solo un Farina, l'altro è Giacomo e non è presente quest'oggi. Ancora l'intervento e poi il passaggio a compimento sempre per Farina, ma va praticamente tutto lui. 4 secondi a termine d'azione, il fallo semplice e poi la spinta, fallo in attacco di Scardapane, la palla di Libertecnica Centuncelle con Poce, eccolo in vasca, può avanzare lui con il 12 sulla propria galottina dopo, come detto, un periodo di sosta, di pausa da pallanuoto, tornando a giocare quest'anno. Il fallo di Luciani, tanti cambi nelle convocazioni di mister Barbaro e quindi quest'oggi anche Mirko Luciani presente in formazione. Momento di sbarrimento nella partita con le squadre che perdono più volte il pallone e quindi può scattare proprio Pazzaglia, il mancino, Pazzaglia verso la porta, dall'altra parte Pazzaglia mette in mezzo Monachioli, la spreca, Pazzaglia pronto a tirare verso la porta, c'è fallo semplice ai danni del giocatore bianco-rosso, fallo in attacco,
quindi erano in tre, non sono riusciti a trovare la corrente migliore per poter segnare. E adesso tocca la formazione montesilvanese, Montesilvano, diciamo così, roccaforte storica del calcio a 5 nazionale. Poi l'anno scorso abbiamo anche raccontato in qualche maniera, perché la squadra di scacchi di Civitavecchia, del bivacco dello scacco, ha giocato il campionato di Serie B a Montesilvano, poi però non è andato molto bene perché il retrocesso in Serie C. Quest'anno ovviamente auguriamo ai giocatori civecchiesi di guadagnare nuovamente la promozione. Il fallo su Monachioli e il rigore per la Centuncelle a 11 secondi dalla chiusura del primo tempo. Vediamo chi è che va, si occupa Luciani del tiro, Luciani contro Gianmarco. Mirko Luciani, 5-2, la mette dentro. Non c'è una grande esultanza per quanto riguarda Mirko Luciani, che ha rischiato in qualche modo di farsi toccare il pallone da parte del portiere avversario, che stava andando lì dove ha scagliato il fendente Mirko Luciani. 8 secondi, 7, 6, 5 per questo primo tempo, 5-2 il risultato, come vedete, della schermata preparata dal nostro Marco Mondelli. 3-2-1, l'arbitro ferma il gioco, c'è l'espulsione temporanea. Vediamo se la gioca così match, io la terrei, ma tirano in realtà. E il primo tempo finisce qui con il vantaggio della squadra di Barbaro per 5-2 nei confronti della Swim Action. Via! È appena iniziato il secondo tempo di questa partita tra i attacchi a Centuncelle e Swim Action, il vantaggio di 3 reti per quanto riguarda la formazione allenata da Roberto Barbaro, che sta conducendo per 5-2 rispetto agli avversari. Lo scattaccetto è stato vinto da parte dei biancorossi, in particolar modo con Pazzaglia, che è riuscito a trovare il pallone e poi a servire i propri compagni di squadra, e quindi può sviluppare la manovra per quanto riguarda i biancorossi. Ma in realtà c'è il fallo in attacco, quindi l'arbitro ha indicato la rimessa in favore proprio dei giocatori allenati da D'Onofrio, che vanno in attacco per ridurre quantomeno il margine e poi affrontare al meglio la parte successiva della partita. Come detto, una squadra ovviamente risente anche della sua gioventù, della sua inesperienza. Il rigore, fallo di Poce, ancora Farina protagonista, ha ottenuto anche questo rigore, quindi c'è la possibilità di andare a meno 2 per la Swim Action. Vediamo che si porta questa volta D'Antuono per effettuare il tiro. D'Antuono contro Vispi, terzo rigore per la Swim Action. C'è un problema fisico per quanto riguarda proprio Farina, si tocca la gamba, è un problema credo di stanchezza più che altro, davvero non si è fermato mai in questi primi 8 minuti della partita questo giocatore, quindi forse ha risentito un po' della fatica che ha avuto in questi primi istanti. È tenuto subito il medico, vediamo che l'arbitro è lì vicino ed è Paolo Manzella, che è cresciuto pallonisticamente a Siracusa, ormai da molti anni vive a Roma, e viene chiamato il cambio, sta per entrare quindi Di Cristofano per la Swim Action. Adesso rigore con Barbaro, conserva l'incontro a braccia concerte. Anche Capuani va a sentire il suo impeto, Colaini è più tranquillo. Vediamo anche il presidente Giovanni Civero a soffrire in tribuna. Valerio Vispi! Grande intervento sul tiro potente ma abbastanza centrale da parte di D'Antuono, e quindi ci arriva l'estremo difensore biancorosso che respinge all'assalto. Si rimane quindi sul punteggio di 5-2 qui a Palagalli. E ora tocca a Libertecnica Centuncelle allargare le maglie in questa partita. La palla viene persa, davvero tante palle perse in questi primi 9 minuti dell'incontro. Una cosa che sicuramente si sta notando, dovendo fare un'analisi di questo match fino ad ora. Riparte quindi il gioco con Gianmarco a sinistra, D'Antuono che vuole riscattarsi dopo il rigore sprecato. Momento di surplus della gara con Libertecnica Centuncelle, che va a caccia un momento di un'altra vittoria
sarebbe la seconda consecutiva quando dovesse arrivare. Deviazione sul tiro, respinge facilmente Valerio Vispi, eccolo che esce dai pali, lui che prende il posto di Martin oltre a quest'oggi. Fallo su, che non arriva su Poce, quindi è libero di consegnare la palla a Pazzaglia. Questa volta il fallo veramente c'è, il mancino cambia lato ma sbaglia completamente il passaggio. È davvero troppo difficile effettuare un lancio di questo tipo, quindi finisce dritto nelle mani dei giocatori abruzzesi. Poi con Filippo Gianmarco, Filippo il nome, Gianmarco il cognome, tocca alla Swimation andare ad attaccare il secondo anno della Swimation nel campionato di Serie C, mentre invece il primo per le gemelle che poi vedremo successivamente a Pallagalle affrontare Libertech e Centocelle. Vediamo sette squadre laziali, tre abruzzesi in questo girone. D'Antuono, gol! Bel gol, questa volta si riscatta su Vispi e segna Filippo D'Antuono per la rete del 5-3. Quindi Swimation che rimane assolutamente in linea di galleggiamento in questa partita. Filippo D'Antuono ha ridotto il margine. Quindi vediamo intanto anche Marco Pagliarini a bordo vasca assieme al noto fotografo Luciano Giobbi, mentre ci sono vari cambi, esce anche Poce, esce anche Benny che ha fatto una veloce comparsa, Moracchioli pronto al centro per Marco Castello, eccolo che può prendere il pallone, il marcatore, il fratello di Andrea, detto squadra con molti fratelli che operano all'interno della pallanuoto, quella del Libertech a Centocelle. Va la palla cortissima, viene sbagliata, la ciuffa Gangai, Tommaso Gangai per la Swimation. Sono passati quasi 3 minuti da partenza di questo secondo tempo, il lancio lungo in direzione di Farina che si è ripreso dopo l'infortunio. Farina con Caponero, Farina può andare forse in mezzo, combatte proprio Mazza, Alessandro Mazza a centroboy, è passato e poi rigore, palla però non ha preso, ha preso anche il braccio Caponero e quindi tiro, ennesimo tiro, troppi rigori concessi da Libertech a Centocelle agli avversari, quarto rigore di questa partita per la squadra di Montesilvano. E va nuovamente Farina contro Vispi. Rete, ha segnato per la terza volta Valerio Farina, anzi Lorenzo Farina, chiedo scusa, terzo gol, siamo quindi 5-4. Libertech a Centocelle si pensava di essere scappata con il 5-2 del primo tempo, adesso però deve riprendere la quota migliore per distanziare nuovamente gli avversari. Fischia l'arbitro Manzella, fuori nuovamente Castello, tanti cambi veloci per mister Barbaro. Vediamo il gioco che si sviluppa dalla corsia di destra, posizione 2 per Pierri, Ballarini, combatte Moracchioli, potrebbe prendere spazio ed effettuare un tiro se dovesse arrivare il pallone, palla centropoa verso De Santis, doppio centropoa adesso, e espulsione conquistata da De Santis che va in porta, ancora De Santis, Gianluca! De Santis! Quinto gol! Siamo 6-4! La rete del Tritone, oggi davvero uomo d'area, le sta beccando tutte Gianluca De Santis. 4:28 al termine di questo secondo tempo, il centro ancora da parte di De Santis, ancora cambi velocissimi per mister Barbaro. Moracchioli subito fuori, De Santis unico centropoi in questo match che stiamo sempre osservando con gli occhi di Marco Mondelli. 4:20 all'appello, come detto, con il pubblico che, come potete facilmente udire anche vedere nelle nostre immagini, fa sentire il suo incitamento nei confronti dei giocatori. Palla arpionata, vero, brutta la palla servita da destra e controfuga, è ancora De Santis che va in porta, Gianluca De Santis, è solo il Tritone può andare in porta, di Tritone, Gianluca De Santis ne ha fatti 6 su 7 del Libertech a Centocelle. Rischia di finire i propri posti sulla propria riga del taccuino. 7-4 per Libertech a Centocelle. Da un inizio splendente per Gianluca De Santis. Già 6 reti in questa partita sono arrivate da parte sua. E riprendono le operazioni, almeno è incredibile, una situazione
diciamo così, una partita combattuta, si vede davvero di lato, cosa che invece magari può accadere in incontri dove invece il risultato è scontato e c'è una goleata da parte di chi vince. Palla in mezzo, Scardapane, il tiro fuori e ci riprova De Santis a partire contro fuga. Ha capito che può andare su questo dato, su questo vattore. È un argomento davvero tosto per la Swim Action, quello di De Santis, quello del nuoto. Palla in mezzo, non ci arriva, che peccato, con Ballarini che ha proprio indirizzato il pallone verso De Santis. Le indicazioni di Fabrizio D'Onofrio dalla panchina, 2 contro 1 contro fuga della Swim Action. Landucci verso la porta, Landucci segna il gol di Benedetto Landucci. Al croce di distanza la squadra montesilvanese. Siamo sul punteggio di 7-5 adesso, tanti gol in un tempo e mezzo, abbiamo visti già 12. Quindi si modifica nuovamente il risultato qui del Palagalli con proprio Landucci per il 7-5. Lauducci, Benedetto Lauducci, classe 2007, quindi trova la rete proprio Benedetto Lauducci, che è cresciuto a Club Acquatico, al terzo anno con la Swim Action. 3-10 da giocare in questo secondo spicchio di gara. Pierri per quanto riguarda Libertà e Calcio Sociale. De Santis ancora ci prova lui questa volta. Ciao. Come direbbe Marco Dell'Ungo, mica è sempre Natale, e quindi questa volta va fuori il tiro di Gianluca De Santis. Può riallacciare l'azione Filippo Gianmarco, lunga, addosso Caponero, su Mosca, che direziona per Gangai, mette in mezzo, Scardapane, fallisce il tentativo, e arriva Ballarini, che senza nessun problema acchiappa la sfera, esce Vispi dai pali, per fare praticamente il manovratore aggiunto dell'azione. Gianluca De Santis raccoglie il pallone in maniera assolutamente dinoccolata, quindi in vasca anche Catoni, nel due addosso Mancini, Mauro Mancini pronto a tirare, De Santis forse la beduina, 3 secondi al termine dell'azione, De Santis non riesce a tirare e l'arbitro non fischia, quindi muore con la palla in mano di Libertechi Centuccelle. Tocca alla Swim Action con Tommaso Mosca, che cerca di osservare i propri compagni di squadra. Classe 2007 anche Mosca, come ha detto, giovanissimi ragazzi abruzzesi. Quindi Gangai, Tommaso Gangai si ferma, mette in mezzo, Scardapane la perde, altra palla persa da Scardapane. Gangai anche lui del 2007 e Scardapane anche lui del 2007, quindi età media direi assolutamente è di 16-17 anni per i ragazzi abruzzesi. Mancini, Mancini deve tirare qua, ala di Fulvio, no, riesce a va in mezzo per andare in porta, a rigore conquistato da De Santis, ancora lui, ancora il tritone De Santis, rigore per Libertà che esce in Tuccelle, 1.32 sul cronometro. De Santis contro Gianmarco. Gianluca De Santis ne ha fatti 7, incredibile, credo vorrebbe battere il record di gol segnati una partita da me commentata, insomma, vorremmo dire questo dato, il ricordo è un dato a memoria totalmente. Credo Romiti qualche volta ha fatto 6-7 gol in una partita, sicuramente sì. Ricordo una partita Bergamo Civitavecchia quasi 20 anni fa, 15-20 anni fa, fece 10 gol Markovic, Super Vlada Markovic, una partita a Bergamo in cui la squadra bergamasca non attaccò molto con la M su Markovic, che fece 10 gol in quella circostanza. Torniamo però alla Serie C, torniamo al girone Lazio-Abruzzo e torniamo alla Swim Action, che porta il pallone con Gangai, come detto anche lui 2007 in vasca, addosso c'è Benny. Poi il passaggio per Mosca, Mosca il tiro, ah, pericoloso Mosca, la parata di Vispi che la spedisce in angolo. Monachioli a parlare con anche Di Marzio, che va alla rimessa d'angolo dal birillo rosso di 2 metri, ricordando sempre la presenza dei galleggianti rossi sotto la porta, che indicano che solo lì è fuori gioco. Da quest'anno, d'altra parte, si può andare anche sulla linea di fondo, è tutto regolare.
fuori il tiro di Mosca, se ho visto male, e quindi uomo in più, ma c'è, è solo Benny, c'è Spuglio e Fiorito, la palla è ratata dall'altra parte per Libertà che esce in tuccelle con Pierri che va in porta, Pierri, sangue blu, Pierri, no, se l'è mangiata uno dei migliori marcatori di questa stagione di Libertà che esce in tuccelle, Alessandro Pierri che ha smosso le acque in questa prima fase della stagione, questa volta avrà fallito il tentativo. 30 secondi per chiudere questo secondo tempo, 8-5 è il risultato che sta emergendo, parziale di 3-3, dando uno sguardo alla seconda frazione, 20 secondi ancora all'appello, non c'è fallo su Farina, cambia lato per Mosca, prova col destro, Palombella, davvero non proprio efficace, 11 secondi, ci deve provare la squadra di Roberto Barbaro, lunga per Mancini, ma scivola la palla, ci proverà Caponero e poi a terra riesce a bloccare il portiere Gianmarco, finisce qui il secondo tempo con il vantaggio 8-5 da Libertà che accetta uccelle sulla Swimation. Siete tornati in collegamento in Palagalli per questa partita tra Libertà che accetta uccelle e Swimation, il risultato vede il rap, il via e no, cioè, qualcuno è partito in anticipo il giocatore, no, l'abito non dà la palla. È caduto anche la partita tra NC e Aragno, ma l'abito ha dato subito il pallone, in questo caso invece no, vediamo, è partito prima per Libertà che ha scelto uccelle Benny, quindi prima azione di questo terzo tempo per quanto riguarda la Swimation. Salutiamo anche Marco Dellungo che ci sta seguendo da Doha per questa partita e quindi poi lo ascolteremo, insomma proveremo ad ascoltare i prossimi giorni, anzi lo diciamo già in diretta, lo vogliamo un'intervista telefonica per raccontarci questo ottimo argento, purtroppo non è arrivato a loro, ma all'ultimo secondo è arrivata questo rigore sbagliato. Marco Castello 9-5, torniamo ovviamente a parlare della Serie C, che è quello per cui siamo qui al Palagalli, e la rete da parte del giocatore biancorosso che riesce a trafiggere la porta avversaria. Prima azione delle Libertà che ha scelto uccelle nel corso della terza frazione, quindi trova la via della rete proprio Marco Castello. 9-5 è il massimo vantaggio, sì, lo possiamo dire, dopo che in precedenza era andata avanti di 3 reti la squadra di casa. Sicuramente novità, non ha segnato De Santis, questa notizia che possiamo dare in questo frangente. Segna un difensore come Marco Castello, che quindi consente proprio ai suoi compagni di squadra di andare con un vantaggio evidente rispetto agli abruzzesi. Il fallo non c'è, chiede tutti della panchina mister Fabrizio D'Onofrio, e poi uomo in più, espulsione chiamata a Mancini che deve andare nel pozzetto, quindi tocca a Gangai, mette in mezzo per D'Antuono, dall'altra parte Di Cristofaro può cercare di avanzare, Di Cristofaro, poi il passaggio, il tiro alto e spreca, vero? Come detto, questi ragazzi davvero giovani della Swimation al momento di arrivare al culmine faticano un po', insomma sentono un po' l'emozione, è chiaro, insomma è impatto evidente. E solo Benny c'è Spuglio Fiorito, Benny è rigore per Libertà che esce in tuccelle, conquistato dal ragazzo che indossa il 7 quest'oggi, quindi rigore, vediamo che va, è partito Pierri. Ancora secco Pierri quest'oggi, strano il dato che sta emergendo dal taccuino di cui sono in possesso. Pierri contro Gianmarco. Alessandro Pierri, 10-5, la mette dentro, sangue blu. Senza nessun problema, freddo come un ghiacciolo, infila la palla nella porta avversaria, quindi nuova modifica al tabellone del Palagalli, che quest'oggi ovviamente essendoci spostati di postazione riusciamo a vedere con grande efficacia. Comunque sia, insomma, personalmente ho detto molte volte, preferisco sempre seguire le partite vicino ai tifosi, vicino ai sostenitori delle squadre locali. Per me è stata una mannaia il lockdown, i campi chiusi, 33%, 50% di capienza, insomma, non era proprio il massimo per poter esprimere delle emozioni. Il fallo di Benny ai danni di Gangai, Tommaso Gangai, anzi, scusa,
ovviamente Di Cristofaro che ha tenuto il pallone e quindi va da Farina che si è un pochino ridotto di tenuta tecnica dopo aver iniziato al meglio il gol. Rete di Gangai che ha sfruttato la situazione, l'aveva praticamente chiamata, non era lui ma era Di Cristofaro, poi Gangai ha preso il pallone e ha tirato a schizzo sul primo palo firmando la rete del 9-6, quindi cambia nuovamente il risultato con il centro da parte sua, quindi meno 3, anche se a me risulta, infatti c'è stato un errore con il tabellone del Palermo, segnava anche il nostro Marco Modelli che infatti non si capacitava di quello che stava accadendo, adesso però tutto risolto grazie all'aiuto del tavolo della giuria. Pierri, 2 minuti trascorsi dall'inizio di questo terzo tempo, Moracchioli in mezzo combatte, Moracchioli e Gangai dopo aver fatto gol, Moracchioli, il bisonte, l'ex Sori ottiene il rigore, il fallo subito da Simone Moracchioli, si lamenta mister D'Onofrio, quindi altro rigore, davvero una cascata di rigori quest'oggi qui a Palagalli, anche se purtroppo come abbiamo segnalato la brutta notizia dell'incendio dell'automobile di Matteo Romelli qui fuori. E poi Giordano, Pazzaglia, 11-6, la rete da parte del Libertecchia Centocelle, ha segnato uno dei più giovani, il Mancino, prende direttamente dal vivaio, ex NC, Giordano Pazzaglia, riesce a trafiggere la porta di Gianmarco e quindi siamo sul punteggio di 10-6. Libertecchia Centocelle che sta giocando prima a gatto col topo, allontana gli avversari però non ammazza la partita. Quindi ancora c'è tanto da vedere qui al Palagalli. Vediamo anche Giorgio Marotti in tribuna. Ecco il popolare, il ligure più amato all'interno della Libertecchia Centocelle, anche perché è l'unico. E conquistava la squadra di Barbaro con Pierri che fa il contrafuga, il passaggio per Benny è solo, Benny è spazio, Cespuglio è ferito, Benny, Alessandro, Benny! La rete del 12-6 ha segnato ancora Libertecchia Centocelle. Un'azione che ha fatto la Spagna con l'Italia l'altro giorno, identica, del lungo ha rischiato di toccarla, ma in quel caso ha segnato Granados per la Spagna e questa volta a fare Granados ci ha pensato Benny per la rete con cui Libertecchia Centocelle va in doppiaggio sugli avversari. 12-6 il risultato che sta emergendo. Fischia Manzella per il gioco che riprende in questo preciso istante. Gangai, Tommaso Gangai, Mosca, ve lo confermatissimi, non vedo tanti cambi per la Swimation. Mette quasi sempre gli stessi mister D'Onofrio e perdono la palla, c'è un tentativo di controffensiva ma non ce la fa Luciani a superare il diretto avversario, il diretto marcatore. Fallo in attacco, fallo di De Santis, adesso spazio per la Swimation, 3 contro 1, deve andare Pierri, c'è stato l'errore ovviamente dell'avversario nel rilancio, ma Pierri aveva lesto come una faina, furbo come volpe, è riuscito a prendere il pallone. Pazzaglia, Castello, cambia lato, dove c'è Caponero, il Recchelino in mezzo per De Santis che però la perde il tritone, non è riuscito a trovare la combinazione giusta per scardinare la cassaforte avversaria proprio De Santis. Quindi tocca agli avversari con Gianmarco che tiene la palla in mano, l'abruzzese per Farina che decide di temporeggiare e quindi va subito al centro, palla che schizza, va in porta, la Swimation nel rigore, molto difficile questa situazione, un po' fortunata la Swimation possiamo dirlo, ma è andata a vuoto Pazzaglia che si è trovato lì, non doveva stare lì essendo Mancino, però è rigore per i rossoblù, quindi c'è possibilità di andare a segnare. Vediamo, temporeggia Farina forse per prendersi qualche secondo e respirare, contro Vispi, gol ancora in rete Lorenzo Farina, siamo 12-7, riduce di un granello il proprio svantaggio la squadra di Fabrizio D'Onofrio, ancora in rete Farina. Vediamo Fabrizio D'Onofrio vestito di bianco e di blu ad osservare questo incontro.
il tecnico classe 59, che dal 2021 è direttore tecnico del club acquatico, da giocatore è stato sia in Serie A che nelle divisioni minori, si occupa di seguire tutte le varie categorie per quanto riguarda la Swimmation e di conseguenza anche il club acquatico. Probabilmente a Pescara non esiste un pallanuotista che non sia stato seguito da D'Onofrio, quindi a questo punto, insomma, per la legge dei grandi numeri ha seguito anche tutti e tre di Fulvio, per esprimere un concetto aristotelico. Fallo che non arriva, ancora iniziativa dei ragazzi di Montesilvano, Beduina si era visto chiaramente, voleva fare quello Cangai, è stato ostacolato da parte di Ballarini. Poi qualche chiarimento, Pierri che si ferma, lancio lungo per De Santis, spazio mandare De Santis, la corrente con Pazzaglia, De Santis è libero, De Santis arriva la palla, no, la scarabocchia di De Santis, poi fallo, espulsione temporanea, fuori di Cristofaro, e c'è Pazzaglia che può andare verso la porta, si ferma, va dall'altra parte, libertà di Casettocelle, ma la perde. Il recupero di Farina, 2.48 al termine di questo terzo tempo, vantaggio di 5 reti, parziale di 4-2 per i biancorossi sui montesilvanesi in questo terzo tempo. Simone Di Cristofaro tiene lui il pallone, va a centro a Scardapane, che dopo aver combattuto molto sta cercando un guizzo giusto, ma la perde, insomma, iniziativa davvero intempestiva quella di Cristofaro, si è messo in mezzo a due, passare, poi ha preso anche il colpo, quindi diciamo così, in questi casi si userebbero frasi non proprio simpatiche, ovviamente le evitiamo perché comunque si è già provato il ragazzo della Swimmation. Pazzaglia la travate, no, errore di Pazzaglia, deve aggiustare la mira Pazzaglia, perché già la seconda volta fa questo errore. 3 contro 2 della Swimmation con Gangai, Tommaso Gangai va in porta, lo lascia Pierri, poi va a prenderlo, il tiro, Bisbi la prende, palla ancora in acqua viva con Di Cristofaro, arrivano alla spicciolata tutti i giocatori, il passaggio è per D'Onofrio, Matteo D'Onofrio, invece in panchina c'è Fabrizio D'Onofrio. Farina porta il pallone, deviazione fuori e poi deve andare dentro, ha rischiato libertà che ha Cettocelle, quindi il passaggio in favore dei biancorossi. Valerio Vispi, portiere mancino per Pierri, poi quindi c'è anche Alessio Caponero, il passaggio in direzione di Luciani, a centro poi il fallo su De Santis, espulsione temporanea, chiamata a Gangai, uomo in più per libertà che ha Cettocelle, Caponero che dice andiamo? Andiamo, dice i propri compagni di squadra, quindi il passaggio per Pazzaglia. Che è successo? Come fa a essere fuori di gioco? Non è più fuori di gioco lì, oh. È cambiato il regolamento, non abbiamo capito il motivo, evidentemente qualcosa che non abbiamo appreso per quanto riguarda l'arbitro Manzella, perché il regolamento è cambiato, lì non è più fuori di gioco, a meno che non abbia segnato un'altra cosa. A questo punto, insomma, io il beneficio del dubbio me lo tengo. Nel frattempo si parla sulla panchina della Swimmation avanzata dei ragazzi rosso-blu, il passaggio è per D'Antuono, Palombella, Vispi, non la controlla e gol. È partito chiaramente in ritardo, l'ha battezzata D'Antuono e poi protesta a Barba dicendo quello non è fuori gioco, vuole la palla, e poi il gol ovviamente assegnato a Filippo D'Antuono. Vediamo che cosa succede, qui non c'è il VAR ovviamente, non può fare come gli arbitri dei mondiali che può tornare indietro. Chiede scusa l'arbitro Manzella, l'arbitro, diciamo così, il pubblico invece non è molto d'accordo, ha chiesto scusa, quindi insomma accettiamo, ovviamente che avendo contestato l'arbitro accettiamo le sue scuse, perché era un chiaro abbaglio quello dei direttori di gara. Quindi cambia il risultato 12-7 con la rete di D'Antuono, ha fatto doppietta, ultimo minuto di questo periodo, di questo ovviamente terzo tempo, primo tempo da quando c'è stato il cambio di metà vasca. Ancora parla Manzella, vediamo cosa succede. Allora, fermi un attimo, fermi, che è successo? Cerchiamo di capire, perché forse l'arbitro torna indietro, l'arbitro è tornato indietro sulla sua decisione, quindi il gol di D'Antuono non è stato assegnato, si rimane 12-7 nel punteggio, situazione atipica
L'arbitro ha chiesto scusa. De Santis la parata in qualche modo del portiere, il rigore. Rigore per Libertà che la centrocella è conquistata da Luciani. Quindi specifichiamo, l'arbitro è tornato sui suoi passi, non ha segnato il gol di Tantuono e si è ripartiti dall'infrazione di Pazzaglia, che ovviamente però non c'è stata. Quindi rewind, è tornato indietro l'arbitro Manzella, non accade praticamente mai, quindi bene l'arbitro Manzella, prima male ovviamente perché ha sbagliato in maniera clamorosa, però bene. Alessio Caponero, 14-7. Come è cambiata questa situazione? Dal gol della Swimation si è passati alla rete dell'Ipertecnica Centuccelle con Alessio Caponero, 13-7. Adesso il risultato che sta emergendo qui da Palagalli. 44 secondi da vedere per la terza frazione. Adesso in panchina Pazzaglia, quindi chiuso bene il caso Pazzaglia, diciamo così, con l'arbitro che alla fine ha desistito dall'andare avanti con i suoi propositi. Insomma, molto spesso vediamo che gli arbitri, pur di andare avanti, non accettano i loro errori. In questo caso invece Marzella ha chiesto scusa ed è tornato indietro, quindi merito per questo dopo l'iniziale abbaglio. Vediamo che c'è Pierri che recupera il pallone, 26 secondi all'appello per questo terzo tempo, palla lunga per Mancini, viene persa, arriva quindi Di Marzio per Dantuono, io se fa come prima per cercare un'altra volta il gol. Dall'altra parte, no, errore di Dantuono, e recupera Ballarini, 10, 9, 8, meglio che la passa forse, 7, 6, forse va il tiro Ballarini, 4, 3, non guarda più che Roveto però, 2, 1, Ballarini, finito il tiro, traversa alta, fuori. Finisce così il terzo tempo, 13-7, conduce Libertà che accetta Uccelli nei confronti della Swimation. Ultimi 8 minuti qui a Palagalli per questa partita della sesta giornata di campionato di Serie C, girone Lazio-Abruzzo, Ipertecnica Centuccelle che sta comandando, 13-7 nei confronti della Swimation, il via di quest'ultimo tempo, di questi 8 tempi che abbiamo visto quest'oggi qui a Palagalli dopo la vittoria della squadra dell'NCC Civitavecchia che ha sconfitto per 13-7, proprio l'Aragno, ma lì era una gara totalmente diversa perché era prima contro la seconda, qua invece si fronteggiano la terza contro l'ultima della classifica. Allora, Ipertecnica Centuccelle deve sperare in un capitombolo e poi il gol di Simone Moracchioli, un gol al volo, un gol all'ungherese davvero splendido quello che è avvenuto a Palagalli. Non si è riuscito a vedere che ha fatto il passaggio chiedo venia, però è stata una bellissima azione che permette quindi ai biancorossi di doppiare nuovamente gli avversari. Prima rete questa partita per Simone Moracchioli, 14-7, e si esulta con Marotti e anche Capuani in panchina, ormai tranquillissimi, chissà, una giocata mai provata in settimana, che è riuscita per Simone Moracchioli, il bisonte assegnato. Quindi attacca la formazione allenata da Fabrizio D'Onofrio, c'è un fallo, ovviamente ringraziamo anche i tifosi da Montesilvano, ci stanno seguendo. Ci hanno segnato mentre che l'altro Farina quest'oggi non c'è perché è stato chiamato con la Serie B, quindi gli auguriamo, adesso non sappiamo il risultato del club acquatico, ovviamente gli auguriamo un esito importante, mentre vediamo che c'è iniziativa, deviazione di Ballarini sul tiro di Di Cristofaro e quindi niente da fare, semaforo rosso per la Swimation che deve tornare in difesa, la mancinata di Vispi per Davide Poce, lui che ha fatto un gol contro la Bellator molto importante in un momento delicato dell'incontro, in mezzo deviazione, poi Moracchioli non ci può arrivare, deviazione, scontro da numero 5 ovvero Ballarini e Mosca, quindi c'è Lorenzo Farina che ha firmato 4 reti in questa partita, è il top scorer, cambio volante per la Swimation, fuori Di Cristofaro e sta entrando nuovamente Tantuono, la palla è persa, non c'è la controfuga, anzi sì, perché D'Antuono ci mette tanto a rientrare. Simone Moracchioli, 15-7, la rete, ormai ha mollato tutto direi la Swimation, doppietta di Moracchioli, insomma c'è una chiara differenza di valori tanto anche dal punto di vista di esperienza, dal punto di vista di palleggio della sfera, di organizzazione degli attacchi, di gestione della marcatura in difesa, sono tanti gli aspetti su cui la Swimation ovviamente è carente, insomma, per motivi
di esperienza e di, e del fatto che ha un roster non competitivo per le squadre di alta classifica di questo girone, ovviamente lotterà per la salvezza. Auguriamo alla Svimation di poterla centrare, di mantenere alta la pallanuoto abruzzese, nonostante tutti i problemi che stiamo vedendo anche con la piscina delle Naiadi, anche con le gare di nuoto ad Avezzano questo periodo. Quindi è fondamentale mantenere una regione che ha fatto tanto per la pallanuoto italiana sempre in importanti livelli. Insomma, abbiamo seguito più volte le gare in questi anni tra Civitavecchia. Bel colpo al volo da parte dell'arbitro Manzella. Intanto c'è un rosso indicato, terza espulsione temporanea, e quindi fuori un giocatore della squadra ospite. Poi adesso andremo a capire di chi si tratta. Però sicuramente è un discorso molto importante mantenere in auge le regioni della pallanuoto italiana che non sono quelle più importanti, ovvero la Liguria, la Campania, il Lazio e la Sicilia, ma anche quelle che hanno dato tanto, che però se non ci sono continui rinnovamenti, continui capovolgimenti all'interno del movimento regionale, diventa difficile portarla avanti, che sono poche le squadre abruzzesi. Espulso Mosca per il terzo fallo grave, gesto di stizza per quanto gli riguarda, e quindi ha terminato anticipatamente la partita uno dei migliori della Swimmation, uno di quelli che ha cercato di fare qualcosa in più rispetto a quello che è venuto in gara. 6 minuti per chiudere questa partita. Ripete anche la Centuccelle, va di goleada adesso, le finte di Poce, quindi lo scambio con Castello, Davide Poce, Castello dall'altra parte, il tiro di azione super di Donofrio che la manda fuori, è stato praticamente atterrato anche il birillo della boa, quindi va recuperato per evitare problemi con il fuorigioco, cosa che si è vista in precedenza. 5-25, Swimmation che ci prova senza particolari grilli per la testa, la palla è per Donofrio che cerca di smistare, va al centro, prova la soluzione Scardapane che non è riuscito mai a essere efficace nel tiro verso la porta. Tutti chiama dalla macchina Donofrio, la perde D'Antuono, controfuga di Libertacchi a Centuccelle. Ovviamente ha tanti giocatori che hanno fatto categorie superiori rispetto alla Serie C, hanno giocato nel vivaio della NC ai tempi della 2, anche ad alti livelli, quindi si vede tanta esperienza in più rispetto ai ragazzi arrivati da Montesilvano. Non è fuori gioco, ma è Mauro Mancini! Attenzione, concesso fuori gioco, in realtà è fuori gioco, inizialmente l'arbitro non l'aveva ordinato, però in realtà l'ha fischiato, e giustamente questa volta, perché Mancini era all'interno della zona di fuori gioco, quindi giustamente ha annullato la rete il direttore di gara. Siamo già da quest'altra parte, D'Antuono, il tiro, Vispi ci arriva, e poi il rimbalzo difensivo di Poce, Carottina slasciata per lui, lunga, De Santis, ci riprova De Santis, il top scorer di questa partita, il tritone va in porta, De Santis, ha spazio, è solo ovviamente De Santis, le finte fino all'ultimo, Gianluca, De Santis, ottava rete per De Santis, la firma ancora, il centro boa ormai però sempre più esterno dell'Ipertecchia Centuccelle, che quest'oggi deve fare i conti anche con l'assenza di Lorenzo Di Bella che non è in formazione, quindi come detto tutto ormai spiegato qui da Palagalli per i tre punti che saranno, insomma, tutto rispetto per la Swimmation, però saranno dell'Ipertecchia Centuccelle. 4-16 al termine, 9 gol di scarto, quindi si può già pensare ai prossimi impegni con l'Ipertecchia Centuccelle che giocherà sabato alle 19:30 in casa del Frosinone. Sarà un bel match Frosinone-Centuccelle, poi Swimmation Antares, orario da definire, non ho trovato l'orario di questa partita, evidentemente deve essere ancora stabilito sempre a causa dei problemi legati agli spazi acqua delle piscine abruzzesi, Pescara-Avezzano, poi si vedrà dove si giocherà questa partita. E poi sabato 2 marzo alle 18:30 Ipertecchia Centuccelle e le Gemelle, e Frosinone che ospiterà la Swimmation, quindi Frosinone che affronterà queste due squadre prossimamente. Attacco di De Santis, siamo in porta, rigore su De Santis, vediamo se cercherà di fare ancora gol, sarebbe davvero una cosa incredibile vedere, viene chiamato De Santis, chi va? No, va De Santis, non va Mancini, lascia il compito al suo compagno di squadra.
Gianluca De Santis, sono 9 i suoi gol. Incredibile, 17 gol della squadra, 9 li ha fatti lui. Vediamo se a questo punto cercherà il decimo per eguagliare Marković a Bergamo. La prova fuori, direi, insomma, giustamente direi. Ovviamente giochiamo anche su questi discorsi delle statistiche, però Barbaro cerca di far andare sulla via della rete tutti quanti i giocatori, vista la situazione che sta emergendo da questa partita, con un sabato splendente per la pallanuoto cilecchese, con le vittorie di NC Cettuccelle. Poi domani alle 14 Nautilus all'Infernetto, alla piscina Babel, contro la Gepi. L'anno scorso è stato un duello per vincere il campionato, quest'anno invece direi un discorso totalmente diverso, perché la Gepi è ultima in classifica, la Nautilus deve interrompere questa pareggite, perché ne ha già pareggiate 3 nel suo percorso, ne ha vinta una e ne ha persa una. Attacco dei ragazzi rosso-blu, come indicano anche il colore della calottina. Poi palla rubata e va via Benny, ancora lui fermato con le cattive dall'altra parte, Caponero. Benny va verso la porta, può farsela tutta Benny, vediamo se ce la fa. Ancora lui si avvicina, è destro, quindi è contromano, il passaggio per Poce. Benny non è fuori gioco, scivola la palla, Benny deve passare a questo punto, traversa, va, arriva Mancini, Poce il tiro, Davide, Poce per il 18-7, segna anche lui, segna anche Spennacchiotto per il 18-7. Cambia nuovamente il risultato qui al Palagalli. Siamo con un 5-0 di parziale in quest'ultimo tempo. La Swim Match, come detto, fino all'8-5 c'è stata in partita, poi da lì crollo totale, insomma difficile. Poi, se non vado errato, io ho visto la partita tra Swim Match e le Gemelle, dalla visuale mi sembrava che si giocava una piscina da 25 metri, sembrava molto stretta, molto piccola, quindi qui a Palagalli con gli spazi ampi è tutto molto più complicato per i giovanissimi ragazzi abruzzesi. C'è un fallo su un giocatore ospite, 2:30 al termine, questo match che stiamo sempre osservando con gli occhi di Marco Mondelli. Vediamo che c'è una percussione, anche qualcuno in tribuna che approfitta per fotografare i giocatori in vasca. Fallo per la Swim Action, il passaggio in mezzo, D'Onofrio, deviazione di Castello, ci arriva, ecco lì, è riuscito ad opporsi il figlio di Giulio, il fratello di Andrea. Vediamo il lancio in attacco, poi libero Benny va in porta, non deve uscire stavolta la palla, è Alessandro Benny, segna il 19-7, doppietta di Benny e soprattutto 7-0 di parziale a 2 minuti dal termine. Quindi per la Swim Action, poker di Farina, gol di D'Antuono, Gangai, Lauducci. Vediamo Mosca fuori per 3 falli. E per i Ipertech Cettuccelle sono stati 9 i gol di De Santis, i gol di Caponero, Castello, Pazzaglia, Benny, doppietta di Pierri, doppietta di Moracchioli, Luciani ha fatto un gol così come Poce, e poi il rigore varato da parte di Vispi. Cambia ancora, entra Di Marzio per la Swim Action, adesso vicino al ventello, Libertecnica Centocelle, atmosfera quietata qui a Palagalli in attesa di festeggiare il termine della partita con i 3 punti che sta portando a casa la Libertecnica Centocelle. Vediamo che il cronometro prosegue la sua corsa, arriva Benny, la recupera, poi D'Antuono, fallo subito, il tiro verso la porta, non lontano il passante di D'Antuono rispetto alla porta di Vispi, quindi arriva Colaini a servire Valerio Vispi. Ultimi 90 secondi, va a destra per Mancini, davanti c'è Cato, ma in realtà il passaggio è per Castello, si avvicina alla porta Castello, espulsione temporanea per Mico Monico, poi il tiro di Davide Catoni, 20-7, segna anche Catoni, stanno segnando praticamente tutti, manca Ballanini e manca Mancini, saranno due di quelli che magari giocano parecchio, non hanno segnato quest'oggi, anche perché come detto De Santis ha cannibalizzato la situazione,
con 9 reti. Ultimi segmenti di questa partita, ultime azioni in attesa che il match si concluda. Mancini, ecco, a parlare, ecco, qualcuno mi sa che gli ha detto, che è l'unico tra i pochi che non ha fatto gol, gli hanno segnalato. 1-5 al termine, passaggio a sinistra, Benny la recupera, ovvero si è spenta come neve al sole la Swim Action dopo il secondo tempo. Fallo in attacco, quindi possesso sotto porta già per la Swim Action, questa deve andare indietro sicuramente. E così arriva anche Mazza, Alessandro Mazza, anche lui giovanissimo, insomma anche per il fisico minuto. Quindi il passaggio a destra dove c'è il fallo subito da Lauducci, quindi in mezzo rubata da parte di Benny e ci arriva il portiere Vispi, rilancio di Vispi per Pazzaglia, vediamo Pazzaglia, Castello e dall'altra parte Poce che è del pallone, arriva la palla, quando in porta Davide, Poce, 21-7, doppietta di Poce, con il risultato che si aggiorna nuovamente. Vediamo qualcuno al tavolo della giuria che sta sistemando delle cose, anche in previsione della conclusione della partita. Io ho detto praticamente tutto, Poce quindi da uno diventano due i suoi gol. Ultimi frangenti di questa partita, l'arbitro vuole il pallone, evidentemente qualcosa da accordare, ma ormai insomma c'è da portarlo a compimento e far rientrare a casa i ragazzi di Montesilvano, tutto sistemato. Quindi Mico Monico, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e Poce tira, traversa di Poce da 20 metri praticamente, a paracaglio è finita con questa ultima bella emozione. Libertà che c'è Duccelli si impone nettamente, 21-7 nei confronti della Swim Action. Avevo già detto praticamente tutto nel corso dell'ultimo tempo, adesso esultano qui in tribuna per la vittoria. Possiamo andare in conclusione di questa telecronaca, ringrazio quindi Marco Mondelli, grazie ai soci che hai visto questa partita. Un saluto da Giovanni Pinelli.